La fotografia che emerge purtroppo è in continuità negli ultimi 4 anni. Assistiamo al calo demografico in Calabria, siamo in pieno inverno demografico, come si suol dire. Devo dire che quest'anno il saldo tra nascite e decessi registra un dato negativo di meno 9.600 persone, il che significa che è il dato più alto dal 2011 in poi, quindi siamo diciamo così, una regione propesa verso l'invecchiamento. Non si fanno, le nascite sono poche, molti giovani emigrano all'estero in altre regioni in cerca di lavoro o per studiare, quindi diciamo che emerge una fotografia di una regione dove le persone oltre i 65 anni rappresentano circa il 45-46% e a tutte queste persone bisogna dare i servizi necessari cioè bisogna progettare una regione su due livelli. Uno è quello di dare l'opportunità ai giovani in modo che restano in Calabria, fanno figli, famiglie e figli in Calabria, e dall'altra bisogna dare risposte ai nostri, come dire, genitori, nonni che hanno alcune necessità, sanità e quant'altro, assistenza alla persona, e quindi bisogna che le istituzioni si diano da fare. Un breve è che il bilancio sociale INPS non sono statistiche, che sono sempre e pur valide, sono numeri e dietro ogni numero c'è una persona. Un numero di quello significa che c'è un codice fiscale e c'è una persona. Gli altri indicatori più significativi sono che c'è un aumento del lavoro a tempo determinato, varie forme di precariato, un aumento a tempo indeterminato, cioè anche diciamo così, la pubblica amministrazione ha dato, come dire, sta facendo dei concorsi, però bisogna altrettanto dire che c'è un aumento di tutte quelle misure di sostegno al reddito qualora il lavoro si dovesse perdere, quindi da un lato questi due dati ci dicono che il lavoro è sempre più precario. Sono diminuite le domande di reddito di cittadinanza, sono state 97.000 nuclei familiari per 141.000 persone interessate, però sul reddito con un assegno medio intorno ai 500 euro, 520 euro. Però sul reddito di cittadinanza ricordo a tutti quanti che il 1° agosto è stato, come dire, abolito, sono cambiati i parametri e quindi sarà il rendiconto 2023 che darà conto di ciò che è successo il 1° agosto 2023. Ma la fotografia è quella di una regione che è noto a molte difficoltà, le difficoltà a cui mi riferisco si riscontrano assolutamente nei numeri che noi oggi rappresentiamo. È la regione con il PIL che cresce meno in assoluto in Italia, è il PIL pro capite più basso di tutti, 17.000 euro circa, poco più di 17.000 euro contro i 48 per esempio della Lombardia, ma queste, ripeto, sono situazioni note.